Bene, allora, congratulations per la Pasqua, fatto bene. Avete dato un'occhiata a sta roba qui? Sì o sì? O no stavolta? Stavolta il no è più facile. Stavolta no. Abbiamo visto l'altra volta il capitolo 6, avevamo cercato di anticipare un po' nei desiderata i capitoli 7 e 8, abbiamo visto alcuni aspetti, alcuni punti. Passiamo stasera ai capitoli 9 e 10 che ci introducono nel sesto atto del dramma. Ricordatene, i capitoli 1-12 di Giovanni, o meglio 2-12 perché il capitolo 1 è introduttivo. I capitoli 2-12 di Giovanni sono stati definiti il dramma in sette atti. I capitoli 9-10 ci presentano il sesto atto di questo dramma. Gesù, luce del mondo, luce che diventa però giudizio per chi la rifiuta, e questo è spiegato nel capitolo 9 attraverso un episodio, la guarigione del cieco nato, e nel capitolo 10 attraverso un discorso. A me servirebbe adesso uno che mi legge il capitolo 9 e uno che mi legge il capitolo 10. 9? Un altro 10? Bene. Camminando, Gesù passò accanto a un uomo che era cieco fin dalla nascita. Gli discepoli chiesero a Gesù: Maestro, questo uomo era cieco, chi è la colpa? Sua o dei suoi genitori? Non ne hanno colpa né lui né i genitori, ma è così perché in lui si possono manifestare le opere di Dio. Finché è giorno, io devo fare le opere del Padre che mi ha mandato. Poi verrà la notte, allora nessuno può agire. Mentre sono del mondo, io sono la luce. Poi sputò in terra, fece un po' di fango e lo mise sugli occhi del cieco. Poi gli disse: Va a lavarti alla piscina di Siloè. Siloè vuol dire mandato. Quello andò, si lavò e tornò indietro che ci vedeva. Allora i vicini di casa e tutti quelli che prima lo vedevano chiedere l'elemosina dicevano: Ma questo non è il mendicante che stava lì seduto a chiedere l'elemosina. Alcuni rispondevano: Proprio lui, altri. Però dichiarava: Io sono, sì, sono io. La gente allora gli domandò: Com'è che fece il cieco? Quell'uomo che chiamano Gesù ha fatto un po' di fango e l'ha messo sugli occhi. Poi mi ha detto: Va a lavarti alla piscina di Siloè. Ci sono andato, mi sono lavato e ho cominciato a vedere. Gli domandavano: E dov'è ora quell'uomo? Rispose: Non lo so. Allora portarono davanti i farisei colui che era stato cieco. I farisei chiesero di nuovo quell'uomo. Intanto io non sono più cieco perché egli mi ha dato la vista.
Signore, dimmi chi è, perché io credo in lui. Gesù gli disse: è qui davanti a te, è colui che ti parla. Quello si inginocchiò a piedi di Gesù esclamando: Signore, io credo. Gesù disse: io sono venuto per mettere il mondo di fronte a un giudizio, così quelli che credono diventeranno cieli. I farisei che erano con lui udirono queste parole e gli domandarono: per caso siamo ciechi anche noi? Gesù rispose: se foste ciechi, non invece di noi. Gesù disse: io vi assicuro che se uno entra nel recinto delle pecore senza passare dalla porta, ma si arrampica da qualche altra parte, è un ladro e un bandito. Invece chi entra dalla porta è il pastore. A lui qua chiama l'ape e le pecore ascoltano la sua voce. Egli le chiama per nome e le porta fuori. E dopo averle spinte fuori tutte, cammina davanti a loro. E le sue pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo segue, anzi fuggono da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse questa parabola, ma quelli che ascoltavano non capirono ciò che egli voleva dire. Disse: io sono la porta per le pecore, ve l'assicuro. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono ladri e banditi, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Chi entra attraverso me sarà salvo. Potrà entrare e uscire e trovare cibo. Il ladro viene soltanto per rubare, uccidere e distruggere. Io invece sono venuto perché abbiano la vita, una vita vera e completa. Io sono il buon pastore è venuto a dare la vita per le sue pecore. Un guardiano che ha pagato, quando vede venire il lupo, come il padre mi conosce e io conosco il padre, e per queste pecore io do la vita. Ho anche altre pecore, non sono anche quelle che devo dire, scuderanno la mia voce e diventeranno un lupo regge con un solo pastore. Per questo il padre mi ama, perché io offro la mia vita e poi la riprendo. Nessuno me la toglie, sono io che la offro di mia volontà. Io ho il potere di offrirla e di riaverla. Questo è il comando che il Padre mi ha dato. Sentendo queste parole di Gesù, la profezia, molti dicevano: è pazzo, non ragiona, perché state a sentirlo? Altri invece dicevano: un pazzo non parla, se lo spirito maligno non può dare la vista ai ciechi. Era inverno a Gerusalemme, si celebrava la festa della riconsacrazione del Tempio. Gesù passeggiava nel porto di Salomone, la folla degli ebrei circondò Gesù e gli disse: fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se sei tu il Messia, dillo apertamente. Gesù rispose: ve l'ho detto e voi non credete. Io gli do vita eterna, e se non andranno mai in nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti. Per questo nessuno può strapparle dalle sue mani. Io e il Padre siamo una cosa sola. Quelli raccolsero di nuovo per scagliarle addosso a Gesù. Allora egli disse: vi ho fatto vedere da parte del Padre mio molte opere buone. Per quale di queste opere mi volete uccidere a colpi di pietra? La folla gli rispose: non vogliamo ucciderti per un'opera buona, ma perché tu bestemmi. Infatti sei soltanto un di essere Dio. Gesù rispose: nella vostra legge c'è scritto questo: io vi ho detto che siete dei. La Bibbia dunque chiama dei coloro ai quali è rivolta la parola di Dio, e la Bibbia non può essere annullata. Il Padre vi ha consacrato e mandato nel mondo. Allora perché mi accusate e mi dite che bestemmio se affermo di essere il figlio di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio, continuate a non credere in me. Se invece le faccio e non volete credere in me, credete almeno a queste opere. Così vi accorgerete e saprete che il Padre è in me e io sono il Padre. Allora cercarono di nuovo di catturarlo, ma Gesù sfuggì da loro di mano e andò di nuovo dall'altra parte del fiume Giordano, dove prima c'era Giovanni che battezzava. Là si fermò per qualche tempo, che molti andavano da lui. Dicevano: Giovanni non ha fatto nessun miracolo, ma tutto quello su Gesù è vero, e da quelle parti molti credettero in lui. La domanda? Per far ragionare i farisei, sembra che faccia quasi apposta. Lui sa che per i farisei far del bene in giorno di sabato è lavoro proibito.
Ma sa che nel progetto di Dio, scopo del riposo del sabato è riconoscersi per quel che si è, riconoscendo Dio per quel che è e quel che ha fatto. E lo scopo della legge del sabato, come di tutta la legge, è rendere l'uomo più uomo, aiutandolo a riconoscere Dio per quello che è vero o no? E quindi instaurare rapporti amichevoli, di comunione tra gli uomini. Lui lo fa apposta in un certo senso, non osserva secondo loro la legge del sabato, perché opera guarigioni, fa miracoli, ma per spingere i farisei a chiedersi cosa che conta nella legge del sabato. In che cosa consiste esattamente il riposo del sabato? È solo un non lavorare? O il non lavorare è il mezzo per arrivare a qualcosa d'altro, che se c'è dà senso a non lavorare, se non c'è lo rende inutile? A quest'ultimo passo noi sappiamo dal Vangelo, i farisei, almeno mentre lui era vivo, i gemairiace, hanno sempre rifiutato di mettersi in discussione, però lui non ha mai rinunciato a provocarli. Qualche altra domanda? Tutto ok? Fila via tutto lisce come l'olio?